Potrebbe essere incriminato per falsa testimonianza l'ex comandante dei Caschi Bianchi Paganesi Dino Rossi che ieri è stato esaminato nell'ambito del processo linea d'ombra, troppe divergenze tra le dichiarazioni rese in aula e quelle emesse nero su bianco a verbale nel giugno scorso quando fu sentito prima dai carabinieri e poi dal PM Vincenzo Montemurro. Quest'ultimo più volte ieri ha interrotto Rossi per contestare le sue dichiarazioni e rileggere quanto aveva sostenuto in sede di interrogatorio, gli ha ricordato di essere Obbligato a dire la verità e gli ha anche chiesto se avesse ricevuto minacce prima di essere chiamato a testimoniare. L'ex comandante dei vigili, oggi in servizio come applicato alla sezione PG del Tribunale Dinosaurio Inferiore, ha riferito di non aver ricevuto minacce personali e si è limitato a chiarire che alcune delle dichiarazioni messe a verbale erano frutto di sensazioni e deduzioni. Non soddisfatto dell'esito dell'esame e dopo aver evidenziato le numerose discrepanze tra quanto riferito in aula e quanto raccontato a giugno, il PM Montemurro ha chiesto ed ottenuto il trasferimento degli atti alla procura per la valutazione della sua testimonianza. Rossi in qualche modo ha ridimensionato alcune vicende, prima tra tutte quella dei controlli al Pegaso. Nel giugno scorso l'ex comandante della polizia locale dichiarò che a ridosso delle festività pasquali del 2011 il sindaco Gambino personalmente gli aveva chiesto di effettuare controlli al centro commerciale ed aveva parlato di controlli di natura punitiva. L'obiettivo il obiettivo, aveva precisato inoltre, era la definitiva chiusura del Pegaso. Ora queste affermazioni così nette e rese a verbale si sfumano, sono meno perentorie e meno precise. Rossi ha affermato che i controlli, seppur su disposizione del sindaco, gli furono richiesti dall'assessore Cascone. Solo in un'occasione mi fu chiesto l'intervento al Pegaso, ha detto, non emersero elementi negativi ed il sindaco non mi sembrò soddisfatto. Poi ha parlato dei controlli effettuati in alcuni esercizi della galleria commerciale del Pegaso ed ha spiegato che non gli furono richiesti dal sindaco ma che furono frutto di un esposto anonimo contraddicendo quanto aveva riferito agli inquirenti precedentemente. L'ex comandante dei vigili ha riferito poi di aver avuto contatti con Amerigo e Gabriele Panico e di aver saputo da loro delle tensioni esistenti con l'amministrazione comunale. Panico ha spiegato mi riferì delle pretese di assunzioni di Gambino e pensai che i controlli fossero punitivi e la volontà dell'amministrazione di revocare lo status di città turistica mi sembrò sinonimo di frizione. Per quanto concerne i presunti rapporti tra i Petrosino Dario e il Sindaco, Rossi ha affermato parlando della questione parcheggi che Michele Petrosino Dauria ingeriva in maniera pesante nella gestione della sosta. L'ex comandante ha poi riferito della famosa convention al Palazzurro per la candidatura di Gambino alle regionali ed ha parlato dell'abbraccio tra l'ex sindaco e Michele Petrosino Dauria e Prassi l'abbraccio ha affermato ma mi ha colpito perché nota la vicinanza di Michele Petrosino Dauria ad ambienti criminali Rossi ha anche precisato che Michele Petrosino Dauria gli mandò su un'utenza Cellulare e un sms con il quale lo invitava a votare Gambino alle regionali 2010. L'ex comandante si è poi sottoposto al controesame dei legali difensori. Prima della conclusione dell'udienza, gli avvocati dell'ex sindaco Gambino hanno chiesto l'acquisizione agli atti di un corposo fascicolo relativo alla documentazione prodotta dalla multiservice per l'affidamento dei parcheggi. La prossima udienza è fissata per mercoledì alle 10.30. Saranno esaminati Roberto Brandini e Danilo Toppetti, dirigenti della Conad. L'udienza di ieri mattina si è aperta con la conclusione dell'esame di Amerigo Gabriele Luca Panico. L'ex assessore Massimo Quaratino ha voluto rendere una dichiarazione spontanea per chiarire di non aver mai preso parte al famoso incontro svoltosi alla fondazione nel 2007 per discutere della monetizzazione del parcheggio del Pegaso. Riflettori puntati anche sulle famigerate registrazioni fornite da Amerigo Panico ai carabinieri e datate maggio-giugno 2009 ed aprile 2011. Il PM Rosa Volpe ha chiesto che. Esse fossero ascoltate in aula. Il tribunale, dopo essersi riunito in camera di consiglio, ha deciso di nominare un perito per verificarne la genuinità prima di ascoltarle in udienza. La conferenza dei capogruppi consigliari ha dato il via libera alla convocazione di un consiglio comunale monotematico sul caso dell'ospedale scarlato di Scafati. Politica e società civile dunque a fare fronte unico contro lo smantellamento senza prospettive future del presidio Scafatese. La seduta è prevista solo dopo pochi giorni dalle festività pasquali. Solo pochi giorni fa il consigliere regionale Monica Paolino ha presentato un'interrogazione a sua firma che richiede l'inserimento dell'ospedale Mauro Scarlato nella rete di emergenza, diretta al presidente della regione Campania, al commissario ad acta alla sanità Stefano Caldoro, al subcommissario ad acta alla sanità Mario Morlacco e al commissario ASL Salerno Maurizio Bortoletti. È finita con l'ennesima rissa. Un uomo spazientito per la lunga attesa fatta dalla moglie in corsia, ha letteralmente aggredito il personale medico e paramedico del pronto soccorso del presidio nocerino. L'uomo si era recato presso la struttura per fare visitare la moglie in preda a forti dolori addominali, ma la lunga attesa, dovuta essenzialmente al sovraffollamento della struttura, ha fatto scattare il meccanismo di ribellione. I medici che dovevano visitare la donna dopo essere stati aggrediti, sono stati refertati a impossibilità a continuare il loro massacrante turno di lavoro. La donna invece è stata visitata da altri medici, allertati nel frattempo per la mancanza di personale nell'affollatissimo pronto soccorso. L'ennesimo episodio di esasperazione evidenzia l'incapacità strutturale del presidio di accogliere anche i casi che prima venivano dirottati anche sul pronto soccorso di Scafati, un sovraffollamento che origina episodi del genere che vedono in prima linea farne le spese proprio i medici del primo soccorso, che rischiano costantemente e quotidianamente l'aggressione fisica della giusta frustrazione dei parenti dei pazienti e qualche volta anche dagli stessi ricoverati. Il direttore del pronto soccorso ha inviato ai vertici dell'azienda sanitaria una relazione circostanziata sulle criticità della struttura. Che manca anche di un essenziale filtro per l'arrivo e di un'adeguata struttura di accoglienza dei pazienti, del personale medico, paramedico e dei parenti. Dopo la realizzazione della palestra del primo circolo fusco di Angri arrivano altre importanti novità per l'edilizia scolastica cittadina. Dopo anni di attesa, lo storico plesso del terzo circolo didattico di Via Dante Alighieri dovrebbe essere completamente demolito per fare posto al secondo lotto di lavori per la definitiva realizzazione del nuovo plesso didattico. L'importo complessivo per la definitiva realizzazione della nuova struttura di Via Dante Alighieri è di circa 1.500.000 euro lordi. I lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale terzo circolo didattico sono stati accollati alla ditta MSG Costruzioni SAS con determina di impegno 457 del 19 marzo 2012. La ditta ora attende il nulla osta dalla prefettura per iniziare i lavori, che tuttavia per le formalità di natura legale e burocratica non dovrebbero partire prima dell'inizio della prossima estate. Per la realizzazione dell'ulteriore prezzo scolastico è prevista la demolizione di due dei tre padiglioni preesistenti dello storico Circolo didattico, l'Area Verde Antistante e la monumentale opera dell'Italia in miniatura. Realizzata sul finire degli anni 90 dall'allora compianto dirigente scolastico Giovanni Guastatore, con l'ausilio dell'allora assistente Franco Lavalle, che con questa opera in cemento ottenne una serie di fortunate lezioni interattive e televisive di storia, arte e geografia rivolte soprattutto ai ragazzi del primo ciclo della scuola primaria. Durante la fase dei lavori di realizzazione del secondo lotto, anche la segreteria amministrativa e la direzione didattica, che attualmente sono collocati nel primo padiglione, saranno spostati in un un locale provvisorio in attesa della realizzazione dei nuovi uffici direzionali. La nuova struttura integrerà in un corpus unico l'attuale lotto realizzato nei primi anni 2000. Una struttura ad L sarà contraddistinta da 18 aule disposte sul seminterrato, pian terreno e primo piano. Su ogni livello sono previste sei spaziose aule da destinare all'uso laboratorio, ma anche quello didattico. Con questa ulteriore opera di edilizia scolastica viene ulteriormente compensata la penuria di aule che da sempre affligge la popolazione scolastica cittadina. La Vodafone ha deciso di chiedere i danni al comune di Scafati all'indomani della decisione presa dal primo cittadino e della sua giunta di revocare il contratto con la multinazionale delle telecomunicazioni, che doveva installare come d'accordo un'antenna di ripetizione in via della Resistenza, sito individuato nell'area del campetto sportivo Francesco Primato. Una decisione che immediatamente incontrava la strenua resistenza degli abitanti della zona. 200 famiglie protocollarono in comune la richiesta di sospensione dei lavori. Senza esito anche l'incontro successivo tenuto con gli abitanti da parte dell'amministrazione comunale. Il sindaco, sollecitato dai cittadini, prima ha fatto sospendere i lavori e poi demandato ai tecnici l'incarico di individuare altre zone per l'installazione dei ripetitori. Ora la decisione della società anglosassone di rivolgersi al TAR per chiedere il risarcimento dei danni per circa 60.000 euro. L'ente per questa avvertenza si è già affidato alla difesa dell'avvocato Hector Morlich al quale sono stati già destinati 1.500 euro.